is a fever. Pride is a fever. Pride is a fever. Pride is a fever. Allora, vorrei dare i tuoi dati anche per spiegare come mai si organizza, sempre che ce ne sia bisogno, delle serate e degli incontri come questo. L'Italia è in assoluto tra gli stati occidentali che investono meno in ricerca. L'1,3% del PIL contro una dieta, ad esempio, che in tempi di crisi si è prefissato di raggiungere il 4%. Il risultato è che mediamente si ritrova insegnanti di ruolo nelle scuole dell'obbligo o nelle superiori non prima di 40 anni, con una paga da fame rispetto ai colleghi europei. Per quanto riguarda l'accesso alla carriera accademica, invece, è meglio stendere un velo pietoso. Pride is a fever. E quindi ho aperto un blog, perché all'inizio la Repubblica degli Saggisti era un blog, da dare il più informazioni possibile. Quello che io, di cui io sono convinta, e ancora adesso, dopo più di 2 anni, è che più i ragazzi sanno rispetto a quello che li aspetta l'università, il lavoro che oggi come oggi in Italia è asfittico, e anche per, non voglio dire colpa, però certamente per responsabilità di un atteggiamento talvolta pericoloso, supino anche. Vi leggo qualche consiglio direttamente dal libro, perché forse è più giusto che parlino loro che non io. Vi cito Paola Olivieri, ricercatrice del settore della genetica dell'evoluzione, che viene in Inghilterra. Dice: in un mondo sempre più globale occorre fare esperienza all'estero. È importante in primo luogo vedere e toccare con mano come si vive nelle altre realtà. Prudentemente consiglierei a un giovane brillante di andare via quantomeno un paio d'anni, poi provare a tornare. Soprattutto non bisogna mai avere paura di sfondare. Non ascoltate quello che vi dicono i baroni o i grandi capi. Fate carte false, tentate tutto il possibile per affermare. Ma chi che trova lavoro poi si trova con la remunerazione più bassa. Non solo, lo squilibrio tra le remunerazioni tra un 25enne e un 50enne si è ampliato negli ultimi 15 anni. Quindi a svantaggio quindi deve migliorare, nel senso che la flessibilità mi serve per scalare la mobilità sociale. Mentre in Italia questo non succede, quindi il sistema è meno dinamico e abbiamo anche meno tutele. E quindi e questo è stato scaricato poi sui giovani, cioè la flessibilizzazione e la mancanza di tutele poi vengono scaricate tutte sono state scaricate sui nuovi entranti nel mercato del lavoro e quindi ovviamente le nuove generazioni.